Era la mattina del 2 giugno, quando, ignaro di quello che sarebbe successo, partivo per effettuare un test di affidabilità alla Vespa PX del 1982. A voi il video. Ok ragazzi, siamo pronti per partire. Oggi Vespa Vlog, ho appena fatto miscela dentro lì e poi l'ho messa dentro qua, quindi si parte. Oggi ragazzi, range test Vespa, vediamo quanto riesco a fare con un pieno. Sono partito a 33.802 km. Farò un po' di giri, andrò sul lago di Iseo, comunque giro tranquillo. Sicuramente poi col Vespa non si può strafare. In caso di necessità, come avete visto, ho qua una tanichetta. Ovviamente col Vespa non bisogna, con la Vespa ragazzi non bisogna avere fretta. Questo test servirà per appunto vedere se si può affrontare il passo dello Stelvio oppure no. E niente ragazzi, diciamo, ci troviamo vediamo più tardi, quando si vedranno un po' panorami un po' più belli. A dopo. Eccoci ragazzi, lago di Iseo. Spettacolo. Sono arrivato a Sarnico. Adesso 26 chilometri quasi, una ventina di chilometri in riva al lago per arrivare a Lovere con la Vespa. Per questo range test, diciamo. Yes. Ma ogni volta che passo su questo lago mi emoziono davvero tanto. È fantastico, ragazzi. Poi passare con la Vespa è ancora più emozionante. Ok ragazzi, prepariamoci, perché qua è il pezzo più bello del lago. Spettacolo! Lo spettacolo! Guardate che bello! Detto questo, è il pezzo più bello. Più suggestivo del lago. Ok. Foto fatta. Si riparte. Ed è questo un ultimo tratto davvero spettacolare del lungo lago.
E poi là si arriva quel di Lovere. Guardate qua che bello! Ok, ora si ritorna indietro un pezzo per andare verso il ristorante. Ora andiamo a mangiare con il nostro amico Diego, che vi saluta. Ciao ragazzi! Ok, abbiamo finito di mangiare, siamo scesi ancora sul lago di Iseo, direzione Colle San Fermo. Una potenza! Ok ragazzi, ora stiamo affrontando la salita di Colle San Fermo. Test in salita della Vespa. Siamo più di 100 km con il range test. Ero partito a 802, siamo a 904, quindi 102 km. E dovrebbe averne ancora. Rampa! E si rampa su ancora! Si rampa! La natura incontaminata, la natura! Via di tornante. Come li affronta bene il Vespa il tornanti. Guarda come esce! Eccoci qua arrivati, Colli di San Fermo. Ah, che bello! Che bello! Ok ragazzi, adesso si scende. Dai, i Colli di San Fermo. Ho appena controllato la benzina nel serbatoio. Siamo a più di 110 km fatti e devo dire che se non metà siamo a un terzo del serbatoio che manca, quindi consumi ok. Adesso scendiamo e ci aggiorniamo poi a casa.
quando rientro, io provo ad arrivare a casa con il pieno. E quindi a dopo. Ragazzi, siamo qua con l'amico Diego. Saluta. Fermi, fermi, perché ragazzi, ho bucato. Quindi il range test è fallito. Quindi aspetterò, in teoria c'è la ruota di scorta, però siccome non so come cambiare, non c'ho qua niente, il mio, guardate qua ragazzi, bucato. Bucato, gomma buca, chiamiamo il carro attrezzi, chiamato carro attrezzi, ragazzi, cosa dire? Non ho portato né compressorino, né gli attrezzi, né bombolette, niente, è andata di sfiga, 200 euro, le sfighe 200 euro, non c'ho neanche l'assicurazione che mi porta a casa, quindi niente ragazzi, fate l'assicurazione. Mi costa 25 euro, fate l'assicurazione. Ecco. Grazie e a dopo. Ragazzi, allora siamo ancora qua dopo più di mezz'ora. È passata più di mezz'ora. Ecco. E in pratica cosa è successo? Hanno mandato carro attrezzi da un'altra parte che poi non gli avevo neanche detto quella via, quel comune, cioè noi siamo a Grone, io ho detto tra Grone e Colli Sanfermo, l'ha mandato ad Almine. Ditemi un po' voi se è normale. Ragazzi, stiamo aspettando con il nostro amico Diego. Che ringrazio davvero questo uomo paziente Ci mancherebbe. che è stato qua a aspettare con me. Finalmente lo vedete, visto che vi siete lamentati che non lo riprendevo, adesso l'ho ripreso. Iscrivetevi al canale. Se no siete dei tacchini, come dice. Comunque ho chiamato alle 3:30, anche Ah, prima. sì. 3:30, sono già le 5 passate, ragazzi. Viva l'ACI! Ragazzi, siamo qua ancora in attesa del furgone, Sarà che questo? è questo, sarà questo o non sarà questo? Mi sa che è questo.